c'è questa vicenda Gregoretti che tra l'altro noi abbiamo parlato anche della Diciotti, della questione immigrazione, del comportamento del governo nel Conte 1, nel Conte 2 e io so, perché lo so, che lei ha sempre avuto una posizione molto chiara e definita e a volte un po' anche forse in contrasto con il Movimento 5 Stelle su questo tema. Allora, quello che io pensavo della Diciotti lo conoscono tutti e lo sanno tutti. Però quando stai all'interno di una maggioranza è giusto adeguarti anche alle decisioni altrui. Quindi quando c'è stata la votazione su Rousseau io mi sono assolutamente adeguata alla decisione della maggioranza. Sulla Gregoretti voglio dire una cosa, l'Europa si era già espressa. Salvini ha operato, a mio modo di vedere, con un atto di pura crudeltà. Io mi sono posta una domanda tante volte. Cosa sarebbe Matteo Salvini senza il problema immigrazione in Italia? Perché lui ci prende voti e prende voti e io spero che non ne prenda più, perché bisogna fare una seria politica sull'immigrazione, che non significa buttarla nella propaganda più becera o adesso dire paragonarsi a Silvio Pellico. Mi veniva quasi da sollazzarmi quando ho sentito Silvio Pellico, forse Silvio Berlusconi, non Silvio Pellico, lui non sa nemmeno cosa fosse il carcere dello Spielberg, quando parla addirittura di digiuno anche lì mi viene da ridere, io dimagrisco in Parlamento, sono dimagrita, lui con tutto quello che ha mangiato in questi 2 anni, quando doveva stare in Senato, prima dal Ministro dell'Interno e al Ministero dell'Interno, poi in Senato, io me lo ricordo quest'estate, quando lui disse ai parlamentari alzate il... Io lo dico in maniera educata, il sedere dalla sedia e andate a lavorare, ma lui in Senato quando ci sta? In perenne campagna elettorale. E questa è la parte finale.